Buongiorno a tutti. Allora, mi presento per chi non mi conosce, sono Gennaro Mona, il neo presidente OPI Caserta. Beh, capirete, sono un poco emozionato anche perché è la prima volta, poi avere una platea così bella, folta, è anche un onore. Abbiamo organizzato questo evento in collaborazione con il coordinamento interregionale Basilicata, Molise e Campania. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il sindaco, l'avvocato Carlo Marino, che ci ha offerto la possibilità di stare in questa splendida reggia, in questo posto. Ci sono tanti amici stamattina e tanti ne verranno ancora, proprio a testimonianza che la nostra è una professione sempre in via di evoluzione. Vorrei salutare Salvatore Stabile, il segretario provinciale della FIALS, l'assessore alle politiche sociali Sparago, il presidente dell'Empapi, Mario Schiavon. Non mi voglio dilungare tanto in chiacchiere perché siamo un pochettino fuori diciamo dalla scaletta del programma. Invito tutti i nostri iscritti a segnalarci tutte le cose che possiamo migliorare durante questo nostro percorso. E chiudo semplicemente ringraziando anche il Comitato Centrale della FNOPI che è presente qui con noi e che ci ha dato la possibilità veramente di fare questo convegno. Voglio che il sindaco venga a farci un saluto, così. Vi chiedo scusa, sono preso dall'emozione, ma è un ruolo che ricopro appena da 5 mesi e spero di averlo ricoperto fino ad oggi e di ricoprirlo con veramente con tanto entusiasmo e cercare di fare qualcosa di propositivo. Grazie. Mona si è emozionato, io di solito mi emoziono di meno. Innanzitutto complimenti all'iniziativa, all'ordine delle professioni infermieristiche, ringrazio per tutti il Presidente nazionale che è qui presente, ma soprattutto ringrazio per, al di là di quello che dice Gennaro, di avergli dato la possibilità di ospitarvi nella nostra sala convegno, mi faceva piacere farlo. Perché quanto si discute di tutela della salute pubblica dei cittadini e si discute in un luogo, per chi non è del posto, nel 1789 qui viene realizzato il primo sogno, la prima utopia di Ferdinando IV di Borbone, dove mette insieme gli operai, la corte, un'utopia sociale in cui mette insieme la produzione della seta con quella che era l'idea nuova della storia dell'epoca. E il primo elemento del Regno delle Due Sicilie, che andava dall'Abruzzo alla Sicilia, che si mise al centro di uno statuto che durò 10 anni, poi arrivarono i Giacobini nel 1789, fu il diritto alla salute pubblica di tutti i cittadini della Ferdinandopoli. Cioè tutti avevano diritto nel 1789, poco prima della Rivoluzione francese, di avere diritto alla garanzia di essere tutelati rispetto al diritto massimo che è la nostra salute. Questo viene fatto al centro e quindi il medico di corte doveva curare anche gli operai. Questo è lo spirito e la dedizione con cui noi tutti, chi nel mondo delle professioni, chi nel mondo delle istituzioni, chi nel mondo della rappresentanza delle professioni, deve costruire un modello. Modello sociale, modello di competitività, potremo creare più occupazione, più servizi, più sviluppo, più aziende sanitarie migliori, più ASL migliori, più produzione di servizi migliori, metteremo al centro sempre il cittadino, la comunità, la collettività, quello che è il rispetto del confronto tra quella che voi avete messo al centro oggi, etica e norme. Sulle norme voi avete il problema delle linee guida, il problema dei protocolli d'intesa, dovete discutere ancora di quello che era Balduzzi e di quello che è oggi
è la nuova prospettiva della nuova normativa di Gelli o della Gelli e di quello che possono essere l'equilibrio tra quello che sono le legittime vostre responsabilità, quello che è il codice deontologico e quello che è purtroppo la centralità del vostro ruolo. E allora quella è la sfida che viene in questo luogo utopico e nello stesso tempo è la sfida di quello che deve essere il vostro anche elemento centrale, punto e visione centrale, che è quella lo sviluppo dell'ordine. Voi oggi avete una grande e straordinaria possibilità di diventare ancora di più punto di rappresentanza della vostra categoria, passate da quello che era il collegio a quello che oggi è l'ordine e che non è soltanto forma, è sostanza, è contributo forte al mondo delle professioni, ha contributo forte al mondo delle competenze. Se metteremo al centro competenze, capacità di interloquire e senso civico, senso di rapporti, di comunità, quando interloquiamo col più debole, col più disagiato, con quel momento ha una debolezza, abbiamo una doppia responsabilità, non solo quella professionale, ma quella etica di capire che stiamo aiutando il prossimo, stiamo aiutando il più debole, stiamo aiutando quello che un giorno potrebbe essere quello che aiuta noi nella vita. È lo spirito con cui costruiamo la comunità e la collettività ed è lo spirito, lì in fondo vedo tanti giovani che immagino saranno il futuro della nostra società, non solo il futuro del mondo della vostra professione. E per essere al centro della loro straordinaria giovinezza, che li vedo laggiù, gli dobbiamo trasferire principi, valori, etica e morale, che è il principio di quello che voi costruite tutti i giorni nel mondo delle professioni. E lo dobbiamo fare insieme, che è l'elemento finale con cui chiudo il mio intervento. Solo insieme costruiamo una grande possibilità per le future generazioni del loro lavoro, solo insieme possiamo costruire un mondo migliore, anche un modello migliore di sanità. Questa è la sfida, dobbiamo farlo insieme alle istituzioni, insieme alle professioni e, mi permetterete, insieme alla vostra categoria, che tutti i giorni è sempre più vicina ai deboli. Grazie. Chiedo scusa, io ho fatto una piccola gaffe, l'ammetto, però preso dall'emozione, poi preso dalla sua bellezza, mi sono dimenticato di salutare Barbara Mangiacavalli, che è la Presidente Nazionale. Però voglio dire, voi capirete, capirete, io mi ero preparata una cosa, non sono riuscito manco a leggerla, quindi pensate un pochettino che cosa era l'emozione per me stare oggi qua dietro. E sbirciando gli occhi, e c'è anche la presenza dell'onorevole Giampiero Zinzi, consigliere regionale, che è qui con noi e che ci porterà un suo saluto, così voglio dire inizieremo presto i lavori. E dopo l'onorevole Zinzi chiedo anche al presidente dell'Empapi Schiavon di farci un piccolo saluto, grazie. Beh, io non vi ruberò tanto tempo. Diciamo che Gennaro è già entrato nella parte, o meglio nel ruolo. Io lo conosco ormai da anni e quando mi ha rappresentato l'idea di organizzare questo momento, di far sì che la città di Caserta ospitasse un momento così importante anche per altri territori d'Italia, io mi sono mostrato subito entusiasta e però gli ho detto: sai, la nascita di un ordine mette nelle condizioni una categoria anche di avere più forza e di fare le battaglie che, diciamocelo, oggi i sindacati non sempre riescono a vincere, e un ordine invece dà forza ad una categoria. E prima il riferimento del sindaco Marino ai più giovani era calzante, perché vedete, in questa regione c'è ancora molto da fare per la categoria degli operatori sanitari. E le battaglie che in Consiglio regionale stiamo facendo per i precari, per gli interinali, sono battaglie non tanto e solo per la categoria degli infermieri, ma per l'utenza, perché se c'è una categoria come quella degli infermieri e di tutte le professioni infermieristiche che ha l'opportunità di avere continuità guardando al futuro, io credo che il servizio erogato all'utenza sia un servizio decisamente migliore, perché la garanzia di poter operare
guardando ad una prospettiva che sia di certezza e di sicurezza, è quello che l'amministrazione e la politica devono garantire. E allora l'impegno di questa mattina, che dobbiamo assumere tutti, ma che trasferiamo a gennaio, è di fare battaglie in maniera decisa, dura e soprattutto con obiettivi certi. E io sono convinto che per le qualità che lui riscontro e per la caparbietà che ho conosciuto essere propria di Gennaro, si partirà col piede giusto e noi tutti, istituzioni, saremo accanto del sindacato, o meglio dell'ordine delle professioni infermieristiche e di Gennaro Mone in questa azione non semplice in cui la Campania oggi è fanalino di coda e ha tanto terreno da recuperare. Per cui in bocca al lupo per i vostri lavori e soprattutto per il futuro. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie Presidente e tanti auguri per la tua prossima attività. E il mio è proprio un solo saluto per ringraziare il Presidente dell'invito. Io oggi non sono stato chiamato a fare relazioni, ma sono venuto molto volentieri proprio per l'invito e per quello che rappresento, cioè rappresento la protezione sociale, l'organizzazione che si occupa della protezione sociale dei liberi professionisti. E oggi questo pensiero va in modo particolare ai giovani, lo ricordava prima il consigliere regionale, che c'è un problema di precarietà e la precarietà nella professione infermieristica.